Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. In questo video voglio parlarvi di un'altra storia della cronaca nera italiana. Voglio parlarvi della tragedia di Manfredonia. Siamo a Manfredonia, in Puglia, in provincia di Foggia. Giusi Potenza ha 15 anni e vive con il padre Carlo, la mamma Grazia e la sorella Michela di 20 anni. Il pomeriggio del 12 novembre del 2004 dice alla mamma che deve uscire perché deve recarsi presso il negozio di dischi a cambiare un CD, ma che starà fuori casa solamente per poco tempo. Passano le ore, la ragazza non rientra e i familiari, allarmati, aiutati dagli amici di Giusi, escono e vanno a cercarla. All'alba del 13 novembre il corpo della ragazza viene ritrovato in una spiaggia di periferia con il cranio fracassato, i pantaloni abbassati e senza slip. È un luogo, quello, frequentato principalmente da prostitute e da coppie in cerca di intimità. Pertanto, come ci è finita lì Giusi? È stata vista l'ultima volta in piazza parlare con due amiche, Filomena e Sabrina. Sono più grandi di lei, hanno all'incirca 20 anni, già guidano la macchina e vanno in giro vestite in modo abbastanza appariscente e nel paese non godono di una buona fama. Il giorno dei funerali di Giusi è presente praticamente tutto il paese e tutti sanno che l'assassino è in mezzo a loro. Pertanto, quando qualche giorno dopo la polizia arresta il 38enne Giovanni Potenza, un cugino del padre di Giusi, che la ragazza chiamava zio, nessuno si stupisce più di tanto. L'uomo dapprima nega tutto, ma poi, incalzato dalle domande degli inquirenti, confessa e dice che, nonostante fosse sposato, aveva perso la testa per quella ragazza e che con lei aveva una relazione e che quel pomeriggio si erano recati sulla spiaggia per fare l'amore. Ma Giusi voleva lasciarlo, lo ha minacciato di dire tutto alla moglie, ha perso la testa, ha preso una pietra e l'ha colpita. Qualche giorno dopo, però, consigliato dal suo avvocato, cambia versione e dice di avere sì colpito Giusi con una pietra, ma di non averla uccisa e che la ragazza, scappando, ha inciampato e si è fracassata sulla scogliera. Sta dicendo la verità, ma solamente parzialmente per gli inquirenti Giovanni Potenza, perché la polizia scientifica, sugli vestiti indossati dalla ragazza, trova dei frammenti di sabbia contenente del silicio, che non è tipica di quel tratto di costa, ma è tipica di un tratto di costa distante all'incirca una cinquantina di chilometri dal luogo del ritrovamento del corpo di Giusi. Pertanto, che cosa ha fatto Giusi quel pomeriggio quando è uscita di casa? Le due amiche, Sabrina e Filomena, essendo state le ultime persone ad aver visto viva Giusi, vengono ascoltate dagli inquirenti e dicono loro che Giusi si prostituiva e che in più di un'occasione loro stesse le avevano procurato dei clienti e che i patti erano quelli di dividersi il ricavato al 50%, ma che quel pomeriggio non avevano procurato a Giusi nessun cliente. Per questo motivo vengono indagate per sfruttamento della prostituzione. Appena il padre di Giusi sa di questa cosa, esce, va a cercare il genitore di una delle due ragazze, lo accoltella e viene arrestato per tentato omicidio. Nel 2005 la famiglia Potenza si trasferisce a vivere presso l'abitazione dei nonni perché è diventato insopportabile continuare a vivere
in quella casa dove ogni stanza, soprattutto la camera da letto dei Giusi con ancora gli orsacchiotti e le bambole sul letto, fa venire in mente la ragazza. La mamma di Giusi, la signora Grazia, ancora giovane, resta incinta e questa è per tutti una buona notizia, perché l'imminente maternità può distogliere, anche se solo per qualche frazione di secondo, il pensiero della donna dal grave lutto che l'ha colpita. Il 24 ottobre del 2005, oramai incinta di 8 mesi, la signora Grazia dice a Michela che deve uscire, ma deve fare delle piccole commissioni e si tratterrà fuori di casa solamente per poco tempo. Le ore passano, la signora Grazia non ritorna, pertanto la figlia Michela, allarmata, esce e va a cercare la mamma. Ha però un presentimento e si dirige subito presso la vecchia abitazione. Entra e trova la signora Grazia che con una corda si è impiccata ad una trave del soffitto. Chiama i soccorsi, ma non c'è più nulla da fare né per la donna né tantomeno per il bambino che portava in grembo. Il 26 gennaio del 2006 Giovanni Potenza viene condannato alla pena di 30 anni di reclusione per l'omicidio di Giusi. Questa è la storia della tragedia di Manfredonia. Io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a lasciare un like, a commentare e a condividere questo video. Grazie a tutti per avermi seguito e ai prossimi video!